On the low, what's up with you, ho? Bitches smoking drove, bet you know. Bust like 44 when I spit that flow, cause we go hard like that shit. They hustle on the boulevard. Fuck your broad, bitch. I bet I could. Salve a tutti, bentornati di nuovo su Genesi Prox Channel. Siamo tornati di nuovo con MotoGP 2017. Continuiamo subito la nostra carriera manageriale, che stava andando, c'ha dei risvolti alti e bassi, attenzione. Comunque ragazzi, prima di fiondarci sulla carriera, volevo salutare un mio iscritto che si chiama Gepo, che sta seguendo con grande entusiasmo la serie, e vi ricordo ragazzi, magari per essere nominati nei miei prossimi video, magari di mettere un bel mi piace e di commentare qui sotto nei commenti, magari con qualche consiglio su come impostare almeno il gameplay, oppure magari qualche consiglio così a caso. Comunque vi invito magari sotto nei commenti tutti quanti che siamo, vedo che tutti quanti stanno seguendo e stanno apprezzando molto questa serie e mi fa molto molto piacere. Quindi ragazzi, continuiamo la nostra carriera, non indugiamo. Allora, calendario ragazzi, 8 settimane e avremo anche i freni, e voglio ricordarvi che adesso finalmente abbiamo il nostro motore che è stato potenziato per la prima volta. Allora vediamo un pochino anche il calendario, abbiamo diverse attività e ci troviamo più o meno in un buon punto del campionato, niente male. Ok, andiamo subito al prossimo weekend. Allora abbiamo questo qui, il 7500, bonus immediati, oppure questo qui, dall'esperienza della prossima gara, l'esperienza ottenuta dalla prossima gara frenata, per l'abilità frenata, è uno di questi, solo il 20%, ok, reputazione, oppure andiamo direttamente sui crediti. Allora io adesso andrei direttamente sui crediti, perché voglio, scusate, messaggi anche, che mi arrivano. E voglio andare direttamente poi, non ce la facciamo a migliorare anche di nuovo il motore, oppure il telaio, non ce la facciamo proprio. Ok ragazzi, andiamo direttamente al prossimo weekend e ci troveremo al Gran Premio d'Italia a Oakley. Bello, andiamo al Mugello, via tutti quanti, Autodromo del Mugello, grandissimo, bellissimo circuito, anche uno dei più impegnativi, ci sta un lunghissimo rettilineo. Allora andiamo subito ai box, io mi faccio il mio solito giro di qualificazioni e poi ci becchiamo dopo, dai. Scendiamo in pista. Ok, pole position per il nostro Chen, un ottimo tempo, però dovremo fare attenzione, dobbiamo essere bene agguerriti su questo tracciato tutto italiano. Siamo tutti belli, carichi, pronti, vi invito subito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e seguire la serie. Abbiamo subito Fenati, seconda posizione, noi siamo in terza, però adesso siamo abbastanza sul podio, sfruttiamo subito bene questo motore. Qui la staccata decisiva, e quanti di loro, quante? Seconda vittima è del nostro MotoGP. Presa bene questo cambio di direzione. Attenzione alla curva, la prendiamo larghissima, no larga, di più. No larga, ma di più, perdiamo posizioni, E quello è quello che ci fotte, che gli altri sono molto meglio messi di noi. Martin davanti a noi, cerchiamo almeno di arrivare alla decima posizione, almeno, dai. E Martin scassa i coglioni, sta proprio davanti, dai. Quarta posizione, per colpa di questa stupidaggine quelli si sono allontanati, addirittura allontanati. Spalanchiamo il gas in questa curva. Qui la tiriamo a bomba, via. Dai che possiamo fare di più. Ma quando si allontana il gruppo si allontana. Qui la tagliamo lo stesso, Attenzione, ma che cavolo? Ma cosa è successo? È successo quello che non doveva succedere. Attenzione. Sorpasso in interno curva,
ripeto, non interno coscia. Stacchiamo bene la curva, anche questa, dai, su, forza, tutta in velocità. Cerchiamo di riprendere il gruppetto davanti, che non sarà per nulla facile. E niente da fare, sicuramente sul rettilineo ci daranno più batosta, infatti si stanno allontanando a vista d'occhio, abbiamo anche quelli là dietro, quindi dovremmo mantenere bene questa posizione, siamo proprio nell'intermezzo. Vabbè, grande gara, dai, per il nostro Gen, ha perso parecchio, però meglio di niente, meglio di niente, ci servono freni più aggressivi, più decisi, perché guardate qui, non possiamo andare avanti con freni del genere. Assolutamente no. E qui ci buttano completamente a terra. Scusate ragazzi se uso il rewind, però soltanto in caso di caduta non giustificata, perché se non è giustificata la caduta la tolgo. Cerchiamo di riprenderli, dai, siamo al secondo giro, potremmo farcela. Potremmo farcela, sono troppo ansioso di riprenderli e questo non fa altro che farmi fare altri errori, quindi cerchiamo di essere abbastanza meno spavaldi. Questa però la possiamo tirare, dai così. Ok. No, questa l'abbiamo tagliato troppo, troppo, troppo. Stessa cosa anche per questa qui, ragazzi. Va bene, però ci stiamo migliorando, rispetto a prima, 20ª posizione, 22ª, non male, anzi. Vuol dire che il nostro Gen con questo motore adesso potrà fare grandi cose, e soprattutto adesso che andremo ad ampliare, a elaborare i freni, sicuramente potremo finalmente rivaleggiare per le posizioni più alte. Non male, non male, non ci demoralizziamo. Curva presa piuttosto larga adesso, eh. Ultimo giro, ultimo giro. A cronometro subito. 2 minuti sull'orologio. Primo in pista Canè, prima posizione Canè. Poi abbiamo Fenati alla terza, McPhee che ci sta dietro. Attenzione, McPhee 1. Lo ribadisco che è uno di quelli là che ci ha dato più noie. No, e no, e no che non può andare così, raga, no. Abbiamo bisogno assolutamente di freni più forti, perché questi sono andati completamente, completamente. Anche io sto facendo una gara pessima, però è il minor rischio questo, eh. Questa la potevo prendere più forte. Non gira, c'è un sovrasterzo anche della moto troppo esagerato, ragazzi. Dobbiamo fare sia messi a punto e dobbiamo soprattutto anche migliorare noi a livello di prestazioni in generale. Soprattutto quando non faccio video, probabilmente perdo quella dinamicità con il joystick. Che fa la differenza, porca troia, sulla spiaggia voleva andare al mare, Jen, le vacanze non sono ancora iniziate. Vabbè, qui tagliamo proprio di merda. Bruttissima gara, però bel risultato, niente, niente male, rispetto a prima, quarta posizione, porca vacca. Non è niente male davvero, anzi, il nostro team con lo sponsor c'ha l'obiettivo prefissato di almeno 20ª posizione, quindi se prendi la 20ª posizione è tanta roba. Però per adesso credo che il podio ce lo possiamo scordare. Vabbè, però gran risultato, eh. Non vedo l'ora anche di impostare meglio anche tutte le altre cose. Dai, quarta posizione ci sta tutto, anche se non arriviamo al podio, per adesso può andare abbastanza bene. E si conclude qui la gara, quarta posizione per il nostro Gen, niente male, siamo partiti primi, abbiamo perso 3 posizioni, comunque dai, almeno
Il primo vincitore è stato Fenaci, sempre un italiano, va bene. Andiamo avanti con la seconda. La Mahindra prende 22 punti. Non soddisfatto ancora il nostro Gen perché aspetta ancora di salire almeno una volta sul podio, in difficoltà difficile, però siamo ancora agli esordi della sua carriera. Ok, ragazzi, abbiamo preso l'obiettivo di gara, sia io che il buon Fabio Cogliati, grande Fabio, 25esima posizione almeno. Vediamo un pochino di andare avanti, vediamo un pochino cosa possiamo fare. Magari mettiamo subito a potenziare i freni, che sono quelli là che ci serviranno sicuramente. Sviluppa moto. Ok, andiamo direttamente. No, i freni, scusate, volevo andare di nuovo sul motore, magari. E poi magari più in avanti facevamo poi. Allora, 6 settimane per quest'altro. Invece, beh, allora facciamo di nuovo il motore e poi magari più in avanti faremo anche il telaio. Comunque andiamo avanti col prossimo weekend. Il premio di Catalunya. Circuito di Barcellona. Ok, siamo in Spagna di nuovo. Gli spagnoli sono davvero molto forti. Messa a punto moto. Allora, dov'è il problema? In percorrenza curva, maneggevolezza, reattività bassa. Ok, sia la reattività e voglio togliere sto sovrasterzo che rompe. Traiettoria larga anche. Ok, vediamo un po' se adesso faremo qualcosa di decente col nuovo motore. Spingiamolo al massimo. Dai che lo spingiamo oltre, ci becchiamo dopo, dai, a dopo. Eccoci qui, allora siamo tornati ai box, vediamo un pochino. Allora, facciamo prima una messa a punto della moto perché il problema è i cambi di direzione, siamo molto più lenti, quindi facciamolo 2 volte magari. Cambi di direzione, lentezza, mettiamolo 2 volte. Ok, e vediamo un po' come andiamo, dai. Prima posizione di nuovo pole position per il nostro Gen. Il problema è quando ci sono gli altri piloti. Che quando ci sono gli altri piloti è molto più difficile la situazione. Perché è vero che noi abbiamo ampliato il nostro motore, però ci abbiamo i freni che non sono al top, anzi. Quindi soprattutto nel cambio di direzione dovremmo essere molto agili perché qui vanno molto a testare sia i freni che l'agilità della moto. Quindi scendiamo subito in pista, vediamo un pochino di fare una buona performance. Abbiamo di nuovo Fenati insieme a noi, il nostro acerrimo nemico per adesso. Che per adesso ci sta dando più noie sia Mir che Fenati. Fenati che ha vinto l'ultimo circuito. Noi siamo arrivati in quarta posizione. Abbiamo anche Bulega, attenzione. Prima staccata. Curva, vabbè, raga. La devo togliere. Non mi dite niente, scusatemi, ma la devo togliere assolutamente. Non è concepibile una cazzimma del genere. Come si dice da noi a Napoli. Vediamo qui in percorrenza curva, abbiamo Mir davanti a noi che spinge tantissimo in percorrenza curva, di nuovo anche Fenati, guardate come vanno davvero in modo assurdo. Prendiamo la curva un pochino più dall'esterno, però la traiettoria non era male, dai. Staccata di nuovo. Cerchiamo almeno di arrivare al podio questa volta. Tiriamola tutta. Abbiamo messo le gomme morbide. Canè davanti a noi. Un altro intrepido condottiero. Attenzione a questi, attenzione. E questi sono tutti cattivi, tutti cazzuti. Di nuovo quarta posizione. Cerchiamo di spingerla al meglio, dai, questa moto che c'ha tanto da dare e dobbiamo soltanto saperla gestire. Curva pericolosissima, l'ho presa male, malaccio. L'ho presa malaccio perché è una curva a gomito davvero insidiosa. Sorpassiamo di nuovo Martin.
che stava davanti a noi. Ci piace proprio questa quarta posizione, eh? Vabbè, un po' di spallate ci vuole, ci vogliono. Raga. Questo è un brutto circuito, davvero impegnativo. Quindi se non parlo, cercate di comprendere perché è davvero brutta. Mamma mia. Molti cambi di direzione, molte curve strette. Mettono alla prova la nostra moto che adesso non è ancora pronta per un circuito del genere. Però dai, non mi puoi fare una cosa del genere così. Si tolga, signor Antonelli. Lei che mi sta tanto sulle palle. Si tolga. Ecco, così. Si toglie uno e si mette un altro. Bulega, abbiamo perso anche velocità per colpa di Antonelli. Cerchiamo di prendere bene almeno quest'altra curva. Dai che facciamo un sorpasso in interna, invece niente, non potevo usare più di quello perché sennò se ne andava la moto e andavo a terra. E vabbè. Dai, però non male, dai, a livello prestazionale i freni ci servono assolutamente perché come vogliamo fare staccate decenti con dei freni pessimi? Siamo anche a fine, cioè scusate, a metà del... vabbè dai, è presa male proprio. Brutta giornata per il nostro Gen, come sempre poi. Quinta posizione, abbiamo perso anche un'altra posizione, cavolo. La sostanza c'è, la sostanza, però dobbiamo saperla sfruttare. Va bene, Antonelli, di nuovo, ragazzi, peggio crash su in questo episodio, peggio, i peggiori li buttiamo tutti a terra, tutti giù per terra. Si tolga il Gian Antonio che rompe le balle. Ottava posizione per colpa di quella spinta, dai. È assurdo. Io cerco di fare gare pulite, però se questi stronzi guidano in questo modo, almeno in questa staccata in curva così, tra uno spintone e l'altro, cerchiamo almeno di riprenderci la quinta, dai, forza! Dai, forza, Gen! Forza, Gen! Forza, Gen! Forza, Gen! Risorpassalo, vai! Vai, vai, cattivo! Vai che ce la fai, vai che ce la fai. Vettel davanti a noi, prendi la scia, prendi la scia. Vai, vai, vai così, mamma mia come l'abbiamo, mamma mia come l'abbiamo mantenuta quella moto, come l'abbiamo mantenuta. Rischiamo tanto qui, eh. Però non ci interessa assolutamente, dobbiamo spingere sta moto, cazzo. Con le unghie e con i denti, con le unghie e con i denti. Ripartenza, ripartenza, sesta posizione, andiamoci a prendere la quinta, forza. Tiriamola, tiriamola, dai che ce la facciamo, valla a riprendere, niente da fare, porca vacca. Vabbè, almeno il risultato è migliore rispetto a quelli precedenti, ragazzi. Sicuramente siamo andati a migliorare, anche se fa abbiamo fatto soltanto un potenziamento del motore leggero, siamo arrivati almeno in sesta e quarta posizione, non ci possiamo assolutamente lamentare, anzi, essere tra i primi 10 è una buona cosa, siamo ancora a metà campionato, nemmeno. A metà campionato abbiamo tantissime cose da fare, tantissimo su cui lavorare in generale come gli ingegneri, sponsor e tante cose. Basta che noi per adesso raggiungiamo i nostri obiettivi, miglioriamo la moto weekend dopo weekend per poi magari il prossimo anno raggiungere le vette più alte. Il nostro Gen lo stesso non ne ha mai abbastanza, vuole molto di più della sua moto e non so come dargli torto. Non ho sbloccato anche Capirossi del 2006, un nuovo pilota, grandissimo pilota del MotoGP. Abbiamo anche centrato l'obiettivo di gara che era 15esimo, invece il nostro Fabio Cogliati non so che cazzo faccia nella vita, però
Niente di che, abbiamo aumentato anche le nostre abilità. E va bene, allora per adesso vediamo un po' quanti soldi ci abbiamo perché magari riusciamo a... Sì, potremmo anche mettere... Allora, vabbè, tra 5 settimane metteremo subito a fare il telaio. Vediamo se possiamo spendere qualcosa nel team, magari. Allora, non nel team, scusate, nello staff. Pete, ingegneri meccanici. Allora... Questa è nella ricerca dei... Questo è dei freni. Questo invece è il telaio. Questo è il motore. Allora... Quanto costa? 8.000, 52, 220.000. Ma lascia fare. Allora, io spenderei questi 8.000 per questo e poi spenderei altri 8.000, non ce li abbiamo, li spenderemo sicuramente per quello che sarà EQ, ossia migliora l'acceleratore. Ah, ogni 8 settimane si deve rinnovare, va bene, dai. Ok, abbiamo fatto un piccolo investimento per farci arrivare il prima possibile il motore. E, ok, ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, supportate questa serie. E mi raccomando, sotto nei commenti, in modo tale che nel prossimo video vi citerò all'interno per l'appunto del video che verrà prossimamente. Qui un saluto da Gen e ci becchiamo al prossimo video. Bella a tutti!